Beh, sinceramente no, forse inesperienza può darsi, però brutta copia no, non credo, al di là che si è perso in casa, perché in primo tempo credo gestito come lo si è gestito in altre partite, con buone trame, buone soluzioni fino a tre quarti campo, poi non siamo stati bravi a trovare l'ultimo passaggio o la giocata determinante per poterli mettere in difficoltà, quindi questo sì, non siamo riusciti a sbloccarla. Poi l'episodio in queste partite che sono abbastanza equilibrate come valori in campo, al di là che l'Andria abbia fatto una fase di non possesso più che di ordine, di sviluppo, e quindi l'episodio l'ha indirizzata sul loro campo sotto certi aspetti. Quindi oggi forse è stata la partita delle scelte, degli episodi, perché poi anche sul gol dell'1-1 vorrei precisarlo almeno. Una volta per tutti lo chiariamo. Credo che sia giusto, siccome nella vita, nel calcio bisogna essere corretti come nella vita. C'è stata un'incomprensione sul fallo laterale di George Tenkonen, che ha preso palla e è andato in porta, ma la palla andava rimessa in fallo laterale perché era una rimessa loro. Quindi poi alla fine c'è stata incomprensione in qualcuno nel far rifare gol all'Andria, ma credo che sia stato corretto poi alla fine farlo fare. Questo bisogna dirlo e bisogna essere rispettosi. So che a qualcuno non piacerà questa affermazione, perché poi va a riprendere gol, non piace a nessuno, il primo a cui non piace è sottoscritto, però la correttezza mi piace rispettarla, e quindi poi dopo dobbiamo fare qualcosa in più, questo sì, per poterla riaprire, per poterla rimettere in piedi. Abbiamo avuto qualche occasione, non siamo stati bravi, e l'Andria ha fatto la sua partita, come la faranno altre partite, altre squadre che verranno qua a non fare gioco. Ma a volte non è facile la comunicazione in campo, poi quando succedono queste situazioni, per fortuna non succedono spesso, però forse è un episodio sporadico, e quindi non è facile da gestire la comunicazione soprattutto. Però si è perso tempo, questo sì, abbiamo perso inerzia, questo sì, e quindi abbiamo fatto il gioco loro, nel perdere tempo, e dove loro sono stati anche oggi maestri, perché forse sono tempo sono stati più a terra che in campo, quindi. Però questo fa parte del gioco, e quindi noi dobbiamo pensare a noi e cercare di trovare soluzioni migliori per poter essere più pericolosi. Questo sì.